domestico avrei preferito qualcosa di più tranquillo. Un posto conosciuto con amici. Soprattutto per te, Silvano. Hai così bisogno di riposo. Ultimamente ti sei stancato. Quel finanziamento mi ha fatto penare. Fortunatamente le cose si sono sistemate. Al resto ci penserà l'ufficio. Ah, lo credo proprio. Li ho minacciati di morte se solo si permettono di farti una telefonata di lavoro. In questa settimana devi stare tranquillo e buono. Ottavia, sei incredibile. Lo so. Comunque dobbiamo stare con Roberta. Ultimamente l'abbiamo un pochino trascurata. Lei e Lorena sono così contente di questo viaggio. Vorrei sapere dove sono finite. Non le vedo più. Roberta, sei bellissima. Non ti ho visto per 2 giorni e il giorno della partenza non arrivava mai. Ma dimmi però, che bisogno c'era di far finta di parlarci per telefono? Non si sa mai, Marco. Abbiamo organizzato tutto in modo che i nostri genitori si incontrino per caso? Se ci vedono insieme rischiamo di rovinare tutto, no? Speriamo bene, perché vedi, i miei sono un vero casino. Uffa, tu esageri come sempre. Finora non hai voluto farlo incontrare neanche a me e che saranno mai? Saranno. Andiamo, mamma, su, piano piano. Siete gli ultimi? Sì, siamo gli ultimi, sì. Sayonara. Sì, sayonara. Ti aspetto fuori. Sì, grazie. Bello, siamo arrivati. Tra un po' saremo sulla spiaggia. Vabbè, non ce la faccio più. Andiamo, mamma, su, arrivati. Piano piano, giù. Ecco. Ma c'è una posizione, sta facendo. Prendiamo i bagagli e andiamo. Piano piano, adesso riposate un po'. Fatemi mettere a sedere, che la faccio più. Riposatevi, mamma. Che meraviglia. Sarebbe, piano piano. Ma Marcolino mio, dove sei ficcato? Marcolino mio, dove sei ficcato? Al telefono, non lo sai che sta sempre al telefono. E chi le sta sempre? Allora mettiamolo domani. Ma state sempre a litigare voi tu. Figurati che questa bolletta del secondo trimestre mi è costata 3.000 lire. E sai, eh? Vabbè, ora me lo pagare, che devo fare? Chi se muove più da qua? Ma adesso ti metti un po'. Aiuto, povero un po' tutta io, ragazzi. Oddio, ma che sta succedendo? Poverella. Mamma mia, mica verranno al club questi qua. Io non ce l'ho. Ma che stai dicendo? Neanche li voglio mandare, Ottavia. Folklore napoletano. Ragazzi, cosa facciamo? Arrivano i clienti, dai, su. Andiamo. Forza, su. Avanti, gioventù, vai. Sì, andiamo, via. Sfoggiamo, sì, accogliamo, come sempre. Buongiorno. Ben arrivati. Salve. Buongiorno, signora, benvenuta. Allora, adesso andate alla reception per ritirare le chiavi delle vostre camere e dopo vi aspetto io in piscina per il cocktail di benvenuto e per spiegarvi un po' l'andamento di questo villaggio, gli orari e tutto, ok? Beh, penso di avervi detto tutto, no? Il nome? Ah, scusatemi, io sono Giorgio. Comunque potete chiamarmi Gio e sono a vostra completa disposizione per qualsiasi richiesta, ok? Come sono gentili tutti! È bello il villaggio, vero? Non direi proprio, comunque cercherò di resistere. Ma sì, vedrai. Sei contenta, Roberta? Molto. Volete venire alla reception? Dai, okay. Andiamo. Silvano, andiamo. Prego. Ah, sono proprio contenta. Allora, mi sembra il posto ideale per riposarsi. È un bel posto, vero? Oh, è da un anno che la dici e ancora non te la sei imparata a memoria. Vieni qua, bischiaccio, lasciati abbracciare, che non ti vedo, accidenti. Allora, come va? Oh, come va? Io di memoria ne ho poca, però ora vediamo se ce l'hai tu la memoria. La pastiera, me l'hai portata? Ma sì, che te l'ho portata. Pure a lui, un babà qui, una sfogliatella qui, tutto. Sta buono, non mica materasso. Oh, ma Collo, cosa hai fatto? C'ho avuto una discussione col surf e ha vinto non lui. Non ti sta male, però. Oh, ragazzi, vi presento la mia famiglia, ancora non ve l'ho presentata, eh. Vi presento mia mamma, lei è mia mamma. Oh, complimenti. Lei è bella, eh. Lui è papà. Un bella camicia. E lei è mia nonna, eh. Oh, proprio come tu l'hai scritta, pari. Oh, sì, è bella, vero? Signori, prego, accomodatevi pure alla reception. Sì, ci vediamo dopo, allora. Ciao, Marco, ci vediamo dopo. Ok, ecco. Ciao. Andiamo alla reception. Hai visto che bella? Permette, madame? Prego. Sono Gino, il direttore del Sayonara Village. È carino. Grazie, signora, ma sotto questi panni da direttore vibra il corpo di un altro.
Se sente male? Ma no, signora. Io sono il mercante di Venezia. Ah, è come mi genero che c'ha la macelleria a Napoli. Ma chi ha capito? No, vede, il mercante di Venezia è un capolavoro shakespeariano. Io modestamente sono un attore costretto qui dai duri pesi della vita. A proposito dei pesi, mi porti le valigie, va? Subito, madame. Prego, faccio strada. Andate avanti. Scusa, io non essere ragazzo di questo villaggio, io essere povero ragazzo albanese. Se tu vuole io pulire vetri macchina, se tu vuole tu poter approfittare me. Chiaramente solo per portare i bagagli nel bungalow. E come li porto io i bagagli, non li porta nessuno. Grazie. Prego, quali sono i tuoi sul carrellino? Quelli là. Ah, però. Forse sarò pazzo, ma il mio cuore no. Occhi grandi senza trucco, un viso splendido come quelli che si vedono in dei pubblicità. Un suo sorriso mi facette innamorare. E così quel giorno questo amore mio, come un bimbo appena nato, solo grazie a te teneva sveglio già ogni notte, mentre dentro me cresceva un sogno che stasera è realtà. Attente serpentelli, No, scherzavo, qui ci sono i caimani. Ecco qua, siamo arrivati. Scusi, sì. A che ora passa il tram? Il tram? Il tram per tornare al centro, è un'ora che camminiamo. Oh, ma non mi dirà mica che lei è già stanca? No, è che io sono proprio una una rompiballe. Ma no, signora, lei è un fiore. Prego, faccio strada. Un fiore. Guarda, finalmente vedo facce nuove. Prima di voi c'era un gruppone di pensionati di Bergamo. Salve. Tutte le sere ballavano lì, tornei di Scara 40. Guarda, una tristezza, io mi devo animare da solo. Salve, come va? Tutto bene? Salve, manco tanto, manco un cavaliere qua. Ci vediamo più tardi, eh? Va bene, arrivederci. Oddio. Ecco che ci siamo. Ah! Ammazza, leggerine, eh? Che ti sei portata appresso pure l'armadio? Sei sicura che non ti si dimenticherà niente? Grazie, sei stato gentile. Ma figurati, questo è il mio lavoro. Comunque mi chiamo Alberto, detto Geco, vengo da Roma e insegno equitazione. Quindi se tu hai voglia di cavalcare, senza doppi sensi, io sono disponibile. Ok. Ah, questa è la chiave. Sì, questa è una camera doppia. Sì, la divido con mia zia. Ah, tua zia, quindi sorvegliata a vista? Non credo proprio. Senti, ma com'è tua zia? Io me la immagino una vecchia arpia col naso aquilino, tipo. Ah, tipo Mortizia. Parapapam pum pum. Parapapam pum pum. Dove viene qua? Parapapam pum. Mi viene pure un po' mongoloide come non zia. Non mi ero resa conto di aver avuto un crollo fisico così drastico. Cioè, lei la zia? Sì, è proprio mia zia Lorena.
Dovrò correre ai ripari. No, guardi, mi scusi veramente, è che io scherzo, gioco. Non so se hai letto il motto di spirito di Freud, cioè io gioco, esorcizzo la paura della morte, ecco. Ho detto una cazzata. No, guardi, mi scusi veramente, non... Rose gialle, sono le mie preferite. Non mancherò, guardi, veramente. Ciao, principessa, eh. Ciao. No, mi scusi, veramente, mi scusi, eh. Non sei nemmeno arrivata e già hai colpito. Solo perché non c'eri tu nei paraggi. E comunque io e Gianmarco. Per mia fortuna, altrimenti, povera me. Addio, corteggiatori. Mamma, chi è vostro? La borsa caldo, bicchiere, ma che ne serve il bicchiere? Il bicchiere è quello della mia dentiera, è sempre lui, la borsa non si sa mai. Dai, ma scusi, tu puoi dormire a casa, mamma, guarda, questo si può allungare. No, no, guarda, è una mascetta, è una mascetta. Ma come la porta, a me dove non ti ha fatto? Quando ti fa mai la penna? Ma che stai cercando? La penna, la penna. E a che ti serve la penna? Come serve per scrivere una cartolina a mia sorella? Ma siamo arrivati oggi, già vuoi scrivere una cartolina a mia sorella? Forse ti impaglio. No, no, l'ho babbato, sarà in cena, sorella. Conoscere dalla gente, sempre. Marco, non è che tieni paura che noi non ci sappiamo comportare, mamma. Ma che c'è un giovane di fare il controllo di quello, interviene pure lei, succede tutto di vero, come sempre. Sì, 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 Madonna, santa donna, ma come stile non ha voluto mai adeguarsi alla nostra classe. Ma che dici, cretino? Io sono una vera signora, cazzo! Senti un po', amore, mi sbaglio? Ho già fatto colpo sugli indigeni? Mi viene il sospetto che tu mi stia spiando. Lo sai, che non riesco a toglierti gli occhi di dosso. E guai a te se non continui. Certo che essere a pochi passi e non potersi nemmeno parlare, far finta di niente è davvero una tortura. Lo so, ma se il nostro piano riesce non avremo più problemi, ci pensi? Praticamente non penso ad altro. Sai, i miei sono ancora un po' scossi, si devono riprendere dal viaggio. Ma si abiteranno, vedrai. E mia zia ci darà una mano con le manovre di avvicinamento. Oggi a pranzo farà in modo di farci sedere al tavolo con i tuoi. Che Dio ce la mandi buona. Tua zia è proprio carina, eh? In che senso devo essere gelosa? Dai, dicevo carina ad aiutarci. Beh, se per questo è stata dalla nostra parte fin dal primo momento. Stravede per te e vuole essere la mia testimone di nozze. Ci pensi mai al giorno del nostro matrimonio? Un giorno sì e l'altro pure. Salute, cin cin, Afanatica, oh, questa l'umidità gli ha dato in testa. E che io ho fatto io? Che brutta gente che c'è, vero signora? Ma come, mi guarda e non mi dice niente? Mamma! Lucia, ci danno sguardo a mamma, se ne è bevuti già due di quelli, hai capito, no? E col fegre si ritrova. Chissà che accidenti gli verrà raccontata quella che gli è capitata sotto. Ma state grazie. Parlando della signora Cesina? Sì, sì. Non preoccupate. Grazie. Sta parlando dei suoi problemi di digestione. Lei quella è norvegese, non capisce una parola di italiano. No. Figuriamoci poi il napoletano. Allora siamo a state cavallo. Meno male, meno state male, tranquilli. Grazie. Grande, brava. Grazie, bravissima, grazie. È molto bella, come ti chiami? Serenella. Brava. Fate cantare Marcolino mio, sì. Mio nipote, sì, per sì, piacere. Sì, Marco, vai, Marco, Marco. Non ti prego, vai, dai, no, nonna. No, no, Marco, Marco, vai, vai, Marco, 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 nonna, ma sto in vacanza. Vai, Marco, ragazzi, vai, dai, che gioia, vai. Faccio onore. Va bene. Vai, vai, sentite, vedete che roba. Marco. Bene. Bravo, questo nostro carissimo amico è stato con noi l'estate scorsa ed è molto bravo, eh. È per questo che si è voluto far desiderare un pochino. Comunque, anche se il karaoke non è roba per lui, lui ci accontenterà e ci allieterà con una bellissima canzone. Cosa ci canterà questa sera? Visto che proprio devo cantare questa sera, vorrei cantare una canzone che ho scritto io. Va bene? E vi auguro buon ascolto. Ce l'avete la base insieme a te? Vai, vai, ce l'avete quella? Ce l'abbiamo? Ok, vai. Qui non si butta non nulla. Si butta niente. Bravo, che nipote che c'ho!
sei fatta, mi vedi venire. Poi ci batto ancora, mi sento tremare. Giure le mucche. Bravino, eh? Te l'avevo detto. È la prima volta che effetto farà. Che bella musichettina, belli papà. Non sono stata mai buona guaglione, stasera mangiare. E all'improvviso di vega lontana, come si bella mi pare sinna. Ho già fatta, già stenera amata, ho passato di già da già passare. Mi ha perso lo smalto. No, va bene. Comunque non pensate di avartela un così poco, perché qui la gente si è innamorata. Va bene, mi avete già catturato, ho capito. Sì, Marco, è un po' tocca sta qua tutte le sere. Forza. Ma cantere con piacere per voi, cari amici, Va bene. Buongiorno. Buongiorno. Non riesco a vedere una bella ragazza. Ai tempi miei, quando passavo in spiaggia, si voltava anche la sabbia, se li voltava. Ah, che caldo. C'ho la pressione che mi è arrivata sotto ai piedi. E toglietevele. Ma che caspita dici? Mi fanno male i piedi. E toglietevi le scarpe. Ma che cazzarola dici, cretino? Mamma, voi a volte siete proprio un poco scucciati. Ma fate sempre questa piazzata, mannaggia. Ma senti questa, che coraggio che tu devi avere. Vuoi lavorare? Io devo sapere cosa fare, vuoi sapere che lavoro tu sei in terra? Grazie a Dio, stavolta che sono venuta. Non vengo più con voi volontari. Ciao mamma. Ciao amore. Mi sono messa qui vicino al baretto, così se vogliamo prenderci qualcosa. No, non credo proprio. C'è della gente un po' troppo rumorosa per i miei gusti. È vero. Ciao. A G, vieni dietro. C'ho tutto in 5, testa. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Vai su. Giù. Vai su. Vai su. 1, 2, 3, 4. Dai ragazzi, parlare. Già, se riescono a provare. 2, 3, 4. Ma non sta in movimento, però con un po' di studio faccio tutto. Ragazzi, un attimo d'attenzione. Senti, dimmi. Ascoltami, bisogna trovare qualcuno che faccia lo spettacolo per gli ospiti. Dobbiamo fare Giulietta e Romeo, a mente qualcuno te? Io e lei, io e lei. Sta buono, Pepo, dai. Io avrei pensato una cosa. Potremmo coinvolgere Marco per fare Romeo. Il dicapro dei poveri. Dai, ha una bella voce. Ma che una bella voce, sembra Sharpie. E Giulietta la potrebbe fare la biondina, la sua ragazza. Roberta. Roberta, sì. E poi chi ti ha detto che è il suo ragazzo? Dai, non hai visto come si guardavano. Veramente a me sembra pure un po' strabico. Adesso sembra uno che vuole infierire, che esagera, però... Ascoltate ragazzi, basta, ormai ho deciso. Per fine settimana lo spettacolo degli ospiti sarà Giulietta e Romeo. Non se ne parli. Io e lei? Buono, dai. Eccolo, Nani. Sarà sempre il solito Nani. Sempre Nani. Gli fa la finita. Pronto? Amore mio.
Amore. Certo. Sì, manchi tanto. Certo. Direttore, scusi, ha tutti i piatti così piccoli? Un attimo. Va bene, questo è il più grande. Prego. Pardon, donna Cesira. Signora, buongiorno. Oh, Gina, buongiorno. La luna con il sole si congiunge, il passero con la lodola s'accompagna. Scusi, cos'è? Sarò più chiaro. Quel che fu detto or si conferma. Macbeth, atto terzo, scena quinta. Non capisco. Ah, signor, ma lei voleva che io facessi sedere Gargiulo e Tebaldi allo stesso tavolo. Quel che fu detto si conferma. Oh, sì. Prego, sì. Si accomodi, faccio Grazie. Strada. Prego, fate posto alla signora. Prego, si accomodi. Ciao. Ah, finalmente. Eccomi qui. Ciao. Ciao. Scusate il ritardo. Eh sì, il nostro Marcolino vuole studiare da avvocato, ma a noi ci pare lunga assai. Ma che cosa? Il ragazzo deve stare con me nel negozio. Abbiamo quel po' di macelleria, che fa? La buttiamo nel cesso? E poi devo dire la verità, lasciatemelo dire. Per me gli avvocati possono essere tutti quanti mandati. Ho detto tutto. Ma che hai detto, Peppino? Non tutti, spero. Anche perché io sono avvocato. Come non detto. Le capesante sono ottime. Ottavia, vero? Sì, come no. Scusi, sa, signora, ma questo capisce solo di castrato. Sta bene solo in mezzo al sangue. Prego, nonna, sedetemi. Ecco, è arrivato. Un assaggino. Chissà che ci sarà di primo. Nonna, mi raccomando il fegato, Che c'è pure il fegato? Mi tocca andare a pià. Non mi tocca del piatto mio, No, no, chi lo tocca, nonna? Direi. Due fettine butte via. Non mi importa niente al di fuori di te. I tuoi, i miei, non contano nulla. Se non possiamo stare insieme, scapperemo via. Oppure ci inventeremo qualcosa. Io non posso rinunciare a te. Ti amo da impazzire, Roberto. Voglio restare con te e nient'altro. Anch'io lo sai, ti amo così tanto. Dove ha imparato? Sai quando uscivi dicevi di rimanere in casa perché avevi la meccanica? Chi è che ti ha imparato a parlare? Dalle suore! Giù. Ho imparato dalle suore! O dai frati! Sì! No! Oh, notte! Fortunata notte! Io temo che pur essendo notte tutto questo mi sembra un sogno. Pure poeta, Scena terza, atto secondo, Romeo e Giulietta, Shakespeare, Verona. Veramente questi non li conosco, non sono mica del quartiere mio. Ma no, Cesira, io intendevo dire che tutto questo mi sembra un sogno. Mi sembra un sogno, un'illusione. Non mi dileggi, la prego. Donna Cesira, io e lei dobbiamo rivederci. E finché barca va la salannare. Shakespeare? No, Orietta Berti, Sanremo. Ma adesso dove sono? Non lo so. Però ti cercavano. Sai, le tue assenze li fanno insospettire un po'. Per fortuna ci sei tu a coprirmi. Certo. Le cose vanno ripeste. In effetti sono meno facili di come sembravano, vero? Se i miei non accetteranno Marco, non so davvero che fare. Io non rinuncerò mai a lui e sarò costretta a scappare di casa. Anche se, sinceramente, non mi va, perché voglio troppo bene a mamma e papà. Lo so. Comunque vedrai che troveremo una soluzione. Però tu non devi mollare. Eccola. È arrivata. Vai con la base. Sempre. Vai. E ora questa canzone la voglio dedicare alla ragazza del mio cuore, ok? Sono pazza di lui. Hai ragione, è un ragazzo dolcissimo. Sei fortunata. Ti voglio bene ancora, sei ancora dentro me.
passata un'altra estate e sto cuore t'ha aspettato, non riesci a ti scordare. Fora scuola ti venisse a cercare, ma se insieme a una tedessa vorrei, vorresti, non so ciò che facessi, tremmo sulla luce non sa. Andiamo al di là di quella punta. Il mese scorso abbiamo incontrato un branco di squali. Squali? Sì, sì, qui c'è una scuola di squali. Squalo bianco, squalo tigre. Uccidono di solito le bionde con gli occhi azzurri. Scherzo, era un branco di delfini. A very nice day. Parli inglese? Parlo inglese, francese, tedesco, spagnolo. Sayonara. Ora mi sto specializzando anche in giapponese, però ho difficoltà sui verbi. Ci credo, anche una mia amica ci ha provato, ma dopo due mesi si è arresa. Mai arrendersi. Lo so. Giù! Ma quello da dove sbuca fuori, l'uscita? Sì, Geo. Quello, sì. Tranquillo, guarda. È arrivato qui da 3 mesi, ma è un bel ragazzo, un bischerone, un po' piano di sé. Non ti è simpatico, vero? Per niente. Guarda, ma tranquillo che no, come pochi, perché noi ci provano tutte, ma il 90% delle volte gli va a buca. Sì, ma il fatto è quel 10% che mi preoccupa un po'. Mi passi la borsa? Grazie. Qua... Che ha un tatuaggio? Sì. Cos'è? Un do. Un do? Sì. Carino. Grazie. Ferma, ferma. Che strano. Ehi, Geo! Ma conosci nessuno in un transatlantico? Sì, cavo, deve essere mio. L'ho ormeggiato lontano per non ferire sugli indigeni. Che t'ho detto? È un pochino piano di sé. Sarà, ma lo tengo d'occhio. Ma... È stato carino l'avvocato De Nardis ad invitarci a colazione sul suo yacht. Finalmente vedremo qualche persona come si deve. Il posto qui non è male, ma la gente è di un tale livello. Beh, forse non dovremmo essere così severi con i nostri giudizi, se non li conosciamo. Non conosciamo le persone. E io certe persone non le voglio proprio conoscere. Continuo a dubitare che venire qui sia stata una buona idea. È davvero una fortuna che De Nardis ci abbia invitato. De Nardis, l'avvocato, figurati. Forse vorrà comprarselo questo villaggio. Compresi quelli che ci stanno dentro. Ne Peppi, io sono preoccupata per mia madre. Non è venuta a venire al mercato con noi. Qui ci stanno un sacco di pericoli, il mare, la scogliera. E tu non sei preoccupato? Io? No. E caperai tu?
Ah, direttore, buongiorno. Signori Gargiulo, buona giornata. Posso esservi utile in qualcosa? Ah, direttore, avete visto mia madre? Sa che le nupa che... Non mi preoccupare. Chissà da che parte sarà dormendo. Dormendo? Se quella sta dormendo, io sono Al Pacino. Guardate un po' là. Oh, Gesù! Scusate, l'ha raggiunto. Ma l'hai vista? Ha ragione Al Pacino. Guarda. Quanto è bella! Ma la vedi? La vedo, la vedo. Che a casa sempre a letto ammalata. Vergogna! Dovevamo capitare proprio qui per riuscirci a vedere Paolo. Lei è sempre così impegnato. E in effetti in passato ci vedevamo più spesso, vero Silvano? Certo, ma le cose cambiano. Beh, io purtroppo non ho avuto la fortuna che avete avuto voi, quella di costruire una così bella famiglia. Purtroppo con il mio lavoro io sto sempre in giro per il mondo. La vostra bambina? È cresciuta, anche troppo in fretta. Non la riconoscerebbe. È qui con noi. Mi immagino che sarà diventata bella come la madre, il cui fascino non fa altro che aumentare con il tempo. Magari fosse così. Corrado, aiuti la signora a salire, per favore. Paolo, qual è il motivo di questo incontro? Vedi, Silvano, ci sono dei piccoli cambiamenti per quanto riguarda la tua azienda. L'ha letto Diario di un seduttore di Kierkegaard? Kierkegaard non l'ho mai conosciuto. Ecco, lo sapevo. Kierkegaard è un filosofo. Vabbè, che te lo dica a fare. Comunque questa entro fine settimana... Chi? Come si chiama? La biondina, la... Roberta. Geo, non voglio asini con i clienti. Sei qui per lavorare, ok? Ma che fai, prendi in giro? Me lo dici proprio te che sono 3 anni che fa l'animatore? Ma si sa che le donne vengono qui per divertirsi, rilassarsi e a scoparsi gli animatori. Ci manca solo che nel Debliano scrivono trombate o rimborzate. Lo so, guarda, Gio, è dura, è durissima. Però è un sacrificio che dobbiamo fare. Sai una cosa, Geo, delle volte sei veramente pesante. Tu ti devi ricordare che qui è un voglio casini. Casini? Ma quali casini? Roberta non la devi toccare, è la ragazza di un amico. Un amico? Marco. Ma chi, Scialpi? Un amico? Un amico tuo? Brava, te la ricordi tutta? Sì, stavo ripensando a quel meraviglioso giorno a Napoli quando mi hai detto ti voglio bene. Che ti voglio bene, se ne sono accorti tutti. Tranne quello stupido di Geco, però, eh. A me non interessa. Io voglio solo te. Ma la vuoi definire o no? Mannaggia! E lasciami, ma perché fai queste cose davanti alla gente che ci guarda? Dobbiamo fare sempre brutte figure, non lo so, madonna. Ma dico, perlomeno toglietevi questa roba, no? Ma che? Ma che, ha dormito male, uguaglione mio, stanotte? Ma non capisce niente, quella è tutta roba filmata. Voglio capire. Ti rendi conto in che situazione ci ha messo quell'uomo? Ci tiene in pugno. Non so proprio cosa possiamo fare. Sai bene cosa significa l'azienda per Silvano. Ero già così preoccupata per la sua salute. E adesso non so proprio cosa potrebbe succedere. Io non so cosa dire. Mi sembra assurdo. Deve pure esserci un modo per uscirne. Perché questo Denardis si accanisce così tanto contro Silvano? È già talmente ricco. I soldi non bastano mai, come sai. E rendono ingordi. Ma è il potere che spinge a fare tutto questo. Avresti dovuto vedere come giocava con me. Pieno di attenzioni, primoroso. Mi riempiva di complimenti. Chissà come si è divertito quel mascalzone. Adesso però calmati. Questo Denardis si chiama Paolo? Sì, l'hai conosciuto? Forse. Un po' di anni fa. Già, da quando mi sono sposata. Chissà tu quante persone avrai conosciuto. Oh, come siamo eleganti. Su chi vuoi far colpo oggi? Zia Lori, mi devi aiutare. Non posso andare alle prove. Devi avvisare tu, Marco. Digli che ho mal di testa e che resterò in camera. Ciao.
Ma cosa sono questi misteri? È successo qualcosa che non conosco? Ti spiegherò tutto dopo con calma. Sei un angelo, zia. Ciao. Allora bisognerà chiamare un dottore. Ma no, è un semplice mal di testa. Qualche ora di riposo e vedrai che Roberta starà di nuovo bene. Speriamo. Scusatemi. Sì? Romeo, puoi venire di là da noi? Dobbiamo trovare qualcosa che ti vada. Sì, vengo subito, un attimo, scusami. Mm-hmm. Ci okay. Vediamo dopo. Ciao. Vedi di fare qualcosa tu, ok? Ciao. Ciao. Insomma, questa sarebbe un pochino la psicologia del personaggio. Visto che Roberta non è venuta alle prove, posso fare io la Giulietta? Beh, Giulietta è un ruolo difficile. Non so se tu ce l'hai fisico. Sì, ce l'hai. Allora vado bene? Vai benissimo. Sei stato molto gentile ad accompagnarmi. Figurati, Robby, l'ho fatto volentieri. Piuttosto, vedo che hai amicizie importanti, eh? Già, anche se a volte sarebbe meglio non averle. Va bene, eh? Sei più bella di quanto immaginavo. Mi fa piacere rivederti. Sai, io e te ci siamo conosciuti tanti anni fa. Tu probabilmente non lo ricorderai perché eri appena una bambina. Già, non ricordo. Ma questo vuol dire che lei conosce mio padre da molto tempo. Certo, lo conosco bene. Ma non continuare a darmi del lei, altrimenti mi fai sentire vecchio. Anzi, chiamami Paolo. Tu forse preferisci un'aranciata, però, eh? No, grazie. Forza, ragazzi, mettite qua adesso, mantieni la posizione. Stai più laterale tu. Stai al centro del palco. Vai, adesso, conta fino a 7 e entri te adesso, vai. Voi ragazze, girate da quest'altra parte, prendila bene la presa, alta deve stare. Forza, muovi le gambe qua, alza di più, tiena più su. Ehi, hey, ciao, ciao, ciao. Ciao, bevo, ciao, sto bravi, ciao. Spazio a quello che entra. Capito? Dovete mettervi bene centrali qua in posizione. Forza, di là, forza, dai. 8, di qua, vai. 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2. Bene, ragazzi, bene. Di qua, andiamo, continuiamo. E adesso un attimo che arriva la miss. Ma che le nome? Andiamo di qua, andiamo di là, andiamo di qua. Ale! Ciao! Ciao nonna, ciao! So io, sono nonna tua, amore! Brava, bravissima nonna! Fammi cascassa! Non si preoccupi, signor! Se hai tempo e ti fa piacere, puoi anche mangiare con me. Così mi fai anche un po' di compagnia. Un uomo ricco e potente come lei non dovrebbe aver bisogno di umiliare il prossimo per ottenere soddisfazione. Ah, eccoci al punto, finalmente. Mi sembrava strano questa tua improvvisa curiosità di conoscerlo. E guarda caso, proprio dopo che ho incontrato tuo padre. È lui che ti ha mandato da me? Mio padre non sa che sono qui. È stata mia, è solo mia l'iniziativa. Devo dare atto che Silvano ha un ottimo e grazioso avvocato a curare la sua causa. Mio padre non ha bisogno di difensori. È un uomo eccezionale che ha lavorato sodo. Solo ultimamente ha avuto dei problemi di salute e... E forse adesso sarebbe il caso che lasciasse il posto a qualcun altro. Magari a una persona più competente a livello internazionale. Forse è arrivato il momento che tuo padre si metta un po' a riposo, non credi? Lei è squallido! Ne hai di coraggio, ragazzina, eh? Mi piacciono le donne di carattere come te. Anche se bisogna domarle, però. Ecco, alla vostra sinistra potete vedere l'isola Vatuatu. La chiamiamo così perché assomiglia a una delle isole delle Figi. Ci sono dei fondali stupendi, cioè. Cerca di non esagerare e tranquillizzati. A me le ragazzine non piacciono. Il fatto di donna ho altri gusti. Toglimi le mani di dosso, son of bitch! Ah, hai capito, eh? Non si poteva toccare. Brava. C'è un po' di maretta, ora si ritorna a riva perché devo fare una relazione, eh? Mi dispiace molto per tuo padre.
Ma non penso che sia stata una buona idea quella di mandarti qui. Chissà che vuole ottenere, eh? Che fai, rimani in piedi? Guarda che per tornare a riva devi aspettare che ne avvoglia il marinaio. Bebo, pensaci tu, Marco. Ci pensa Bebo. Ci penso io, va bene? Grazie. Scusa, che per caso hai visto Roberta? Ma tu che vuoi? Sono andato a cercarla adesso? No, perché me l'ha sembrato... Ti era sembrato cosa? No, vabbè, forse mi sbaglio. Ti sbagli di cosa, dai? Ma che per caso Roberta ha una sorella? Ma insomma ti sbaglia una sorella, non ha una sorella, allora che vuoi? No, perché me ne sembrava di vederla su uno yacht in un incontro ravvicinato di quinto tipo col capitano. Ma quale rapporto? Ma che stai dicendo? Qual è il rapporto di quinto yoga. Tipo? In questi momenti ci fa solo yoga. Ma quale yoga? Vabbè, scusa. Vai a vedere, no? Sai, fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Baffa. Sei tutta vita mia. Roberta! Roberta! Marco! Apri questa porta! Roberta! Marco! Che ci fai qui? Dov'è Roberta? Non hai stanza? No, non c'è. Forse si è sentita meglio ed è venuta a cercarti. Oh, forse sarà su quello yacht. Lo yacht? No, spero proprio di no. E magari l'hai accompagnata tu. Bentornato. Ti devi sentire molto meglio con il mal di testa. Non hai l'aria di una che soffre. Marco, ascolta, io... Tu sei una stupida bugiarda. Bastava dirlo che volevi toglierti lo sfizio con qualcuno del tuo giro. E che li fai dire chi ne soldi. Forse ti avrei dato anche il permesso. E non avrei fatto questa figura dello stronzo. Please, Marco. E piantala una buona volta con sto vizio in inglese. Sei patetica, sei. Ecco cosa sei. Patetica. Finalmente! Che cosa è successo? Hai visto Marco? Mi ha insultato, umiliata. Su, calmati, sei sconvolta. È un imbecille, un immaturo, non lo voglio più vedere. Oh, calmati. Senti, sei andata sullo yacht di De Nardis. Perché? Dovevo farlo, volevo solo aiutare papà. E non ci sei riuscita? No. Sei una figlia stupenda. Ma non ci pensare più. Andiamo a berci qualcosa? Dai. Io non sto dormendo e sto pensando. Tu mi tratti male in un marena. Passo le giornate e spero sempre. Vivo la tua vita e sto morendo. Ma non ti vedo mai, ma tu non chiama mai. E penso ma tu stai, se tu stai qua con me. Saci supportare tanti va, quante volte l'ho pensato, sei cattiva, ti perdonerei di tutto. Bravo! La storia, se fosse bravo! Tacciarissi già. Smettila di fare la bambina capricciosa. Vuoi davvero buttare via una storia d'amore per un equivoco? Sei fatta, no, in un messaggio ancora abituato.
sotto casa non ti trova, si torna da tarda fatica e non ti vega mai, rimmi la caccia fa, ormai si in ossessione, da non mi fa campà. Cattiva, quante volte l'ho pensato, sei cattiva, ti perdonerei di tutto anche una storia, ma se fosse nata, lascerisse già. Cattiva, con il tuo comportamento da grande. Andiamocene meglio, altrimenti vomito. Ah, ricordati che fra un'ora c'è la lezione aerobica, non mi darei buca, eh? Ma che stai a dire? Ormai io so tutta un ritmo, un frenito! Ma che state facendo? Tatuaggi nei tutti i colori naturali, ti piacciono? Ah, sì? È semplicissimo, si può fare dove si vuole. E come funziona? Ciao! Ciao, dove lo preferisci, sul braccio o sul sedere? Ah, fai sul braccio che si vede di meno. Ok. Hai capito questa? Sì, vedi, vorrei farle una sorpresa. Facciamo il trenino, dai! Com'è che si chiama la taverna? Sì, va bene, ciao, a dopo. Ehi, Joe! Ciao! Ciao! Senti, conosci la taverna del pescatore? Come no, la conosco benissimo, ma non ci sono mai stato. Sai, una roba per le mie tasche. Ti va di venirci con me stasera? Ma... Naturalmente offro io. Ecco, vedi? Lo sapevo. Tranquillo, non è una proposta indecente. È che devo incontrare un amico e non mi va di andarci da sola. Va bene? Va bene. Ok. Adesso andiamo un po' lì, ci andiamo a sedere e ti presento i miei genitori. Buongiorno, papà. Ciao, mamma. Come va? Tutto bene? Oh, Marcolino, ben alzata, mamma. Prego, siediti. Papà, vi presento Serenella, mamma. Oh. Papà, Serenella. Era ora che ti facessi la ragazza. No, ma non è la mia ragazza, è un'amica. È un'amica. Azza! Un'amica. Questi cosci. Ah, che bella guagliona. Ma io mi fossi un po' ricchione. Papà, ma che dici? Forse sarebbe meglio che ci andiamo a fare un giro. Ci andiamo a fare un bagno, ci vediamo più tardi, ok? Ciao, a dopo. Peppi, ma dove vai? Che bella guagliona. Ma tu immagini se questi stessi dietro al bancone, sai quante salsicce in più si venderebbero? Oh, che palle, Peppi, con sta macelleria! Ma perché a te le salsicce non ti piacciono, no? Guardate, fa sempre detto, Peppi, le salsicce, Peppi, la salsiccia, e mali mio non mi piacciono! Roberta, ma che fine ha fatto? Ti aspettavo per le prove. Non stavo bene. Tutto ok ora? Guarda, ieri per la tua parte ti ha sostituito Serenella. Comunque non ci sono problemi, la parte è tua. Non importa, Joe, non mi interessa più ormai. Comunque, grazie. Qualche problema con Marco? Marco? E chi è Marco? Edo, amore, sai, presto saremo in tre. E me lo dici così? Quando? Domani. Domani? Sì, domani sera arriva mia madre e dovresti andare a prendere all'aeroporto. Mi hai rovinato la giornata, grazie tanto. Andrà tutto bene, vedrai. Ce la siamo sempre cavata, no? Sempre, ma anche se stavolta non lo so. Ce la faremo, Silvano. Uniti ce la faremo anche questa volta. Ottavia, sei una donna straordinaria. Sposarti è stato il miglior investimento della mia vita, lo sai. Ti ricordi quando volevo fare l'avvocato per forza? Sei stata tu a convincermi ad entrare nell'azienda di mio padre e teniva ragione. Ti avrei sposato comunque, anche con le toppe al sedere. Sei stato tu a decidere che volevi darmi il meglio e ci sei riuscito. Per questo che vorrei dare il meglio anche a Roberta, anzi di più. Su questo mi troverai sempre d'accordo. Ciao mamma, ciao papà. Ciao piccere. Come ti senti oggi? Molto meglio, grazie. E tu come stai? Mi è rimasto qualcosa sullo stomaco, non ho chiuso occhio. Vuoi che ti ordini un tè? No, sto bene adesso. Dammi un bacetto.
Beh, io me ne torno in camera. Ma sei appena arrivata. Ci ho ripensato, oggi non mi va di prendere il sole. Ma perché fa così? Non lo so, oggi è proprio strano. Ti piace qui? Molto, carina. Guarda che Alicetta. È rimasta proprio molto bella. Non c'è mai stato. È un bel posto. Lorena, scusa, tu pensi di trovarla qui la soluzione per quei due ragazzi? Beh, te lo auguro, perché questi due ragazzi si vogliono veramente bene. Li vedo proprio. Sono fatti l'uno per l'altro. Davvero, eh? Ma dai. Scusa un attimo, Gio. Sì, no, tira bene. Paolo, ciao. Lorena. Non sei cambiato affatto. Neanche tu. E come mai da queste parti? Sto in villeggiatura con i miei. E tu? Anch'io in villeggiatura. Scusa il disturbo, io... No, nessun disturbo. Paolo, Joe, Paolo. Ah, piacere, Denardis. Beh, sedetevi, no? Grazie. Prego. Sì. Meno male. Joe, eh? Sì. E bravo, Joe. Forse adesso che hai trovato tua amica io sto disturbando? Mm? No, stai pure. È simpatico davvero. Salire un po' su da me. Ma dai, ma tu non ci devi pensare, che te ne devi fregare totalmente. Dai. Dai, adesso dammi un bacio. Dai, un bacino, uno solo, dai. Ma Diego, dai, che fa là, dai, andiamo. Sì, adesso arrivo. Andiamo, dai. Dai, che mi viene voglia, dai, di ballare. Diego, fammi ballare. Serio, che ne so, una sfida serio, o in vera. Sì, faccio l'Olimpiade dei Puffi. Ha ragione, a parte di morale. Ma pallone non copiato, ma la palla calmata. Tornate lei a Rimini, va, che meglio. Sì, non vedi che un po' così. Ha parlato la principessa sul fusello, ci puoi credere. No, che fermi. Che basta, fermi. Fate qualcosa. Fermi! Visto che non ti sapete decidere, la sfida la decidiamo noi. Domani mattina, qui, alle 5, e i giudici saranno Tommy e Joe, che non si sa mai condannato, va bene? Oh! Uno, due, tre, quattro, 5, 6, arrivo a casa. Giratevi!
Respirate! Wow! Ah! No! Che? Peppino, che è? Non lo so. Un terremoto, ecco che è stato terremoto! Oddio, terremoto! Ma quale terremoto? Qua hanno terremoto! Ma i ladri! Sono arrivati i ladri! Ma quali ladri? Qua non esistono ladri, ho capito! Ah, è l'alluvione! È l'alluvione! Ma quale alluvione? Sarà Marco che ha avuto una scarica! Vabbè, se ogni volta che uno va al bagno deve fare sto casino, ho capito io! Andiamo, va, se no l'azione del Viagra finisce. Ah, sì, amore, va. Sì. Bussano. Roberta, ma dove sei? Buongiorno, lei è la signorina Lorena? Sono io. Questi sono per lei. Grazie. Grazie per la splendida serata. Roberta? A che ora la vuole la sveglia domattina? Alle 8 con un bacio. Venga, signor Gino. Sì, Michelle. Gliela da lei domani mattina la sveglia alle 8 con un bacio. Sveglia alle 8 e con un bacio, senz'altro. Che numero ha a distanza? Forse è meglio che mi sveglio da solo, va. Ecco, bravo, è meglio per tutte e due. Ma questi vacanzieri sempre indecisi, Michelle! Buongiorno, signora Buongiorno. Cesira. Posso esserle utile? Senta, mi può consigliare una bella escursione? Come? Mi può consigliare una bella escursione? Ma signora Cesira, avevo capito perfettamente. Solo io desideravo sapere che escursione preferisce, di routine oppure un'escursione romantica. E quanti saremmo? Se viene anche lei, saremo due. Sfacciato! Ah. E dove sarebbe? Vediamo se si sblocca la situazione. Tira Giacomo, para Marco, quindi ancora parità. Adesso vai Marco, vai Marco, a batticol Marco, vai. 8-8, siamo ancora in parità. Sul dischetto Marco, in porta Giacomo. Dai Giacomo, para! Vai! Fallo vedere, ha solo sfigato. Tira Marco, para Giacomo. Nessun gol, ancora parità. Era destino che dovessimo incontrarci di nuovo, vero? Sapessi quante volte t'ho cercato in questi anni. Come mai non ti sei fatta più viva? Paura. Avevo paura di trovarti diverso. E in effetti lo sei. L'incontro dell'altra sera comunque non è stato casuale. È giusto che tu lo sappia. È stata mia sorella Ottavia a parlarmi di te. Tua sorella? Sì, mia sorella Ottavia. Silvano Tebaldi, mio cognato. Forse avresti fatto meglio a non cercarmi. Anche se apprezzo molto la tua franchezza. Aspetta, non è come pensi. Al contrario, è una situazione fin troppo chiara. Bello, amore mio. State fresca, mamma? Sì, grazie, cara. Che è successo? Santa Brigida Purgatorio, ma che vi siete messi in capo? Mo per farvi levare sta roba. Ma che stai dicendo? Dobbiamo grattugiare la gamba. Ma come sei ignorante? Questo è il colore e col sole si squaglia. Mai sentito? Fosse stato un fiore, ma l'aquila, o quando lo vede Peppino mio. Ma come? Ma questo è un segno di potenza, l'ha detto anche Gino. E m'ho chiesto Gino. Gino è il direttore dell'albergo, a te che te frega. Aiuto! Aiuto! Oddio! Aiuto! Stanno affogando! Oddio, Peppino, tu sei mezzo marinaio! Stanno affogando! Stanno affogando! Ma che? Mare là! Arrivo! Arrivo! Stanno affogando, mi raccomando! Oddio, fate qualcosa! Aiuto! Non venga a darlo! Risalvala! Sono il suo Tarzan! Oddio, ragazze, mamma mia, datele un aiuto! Poverina! Oddio, oddio!
fate qualcosa! Grazie, Maronna, Peppino mi ha fatto entrare una mano, ma che disgrazia, povera signora Ottavia! Oh, oddio, ci vorrebbe un bicchiere d'acqua, ci vorrebbe. Sì, sì. Povera signora Ottavia. Mamma mia, povera donna. Oh, Maronna, Peppino, fa attenzione! Tieni d'occhio tuo marito, piuttosto! Peppino, non la stringere troppo! Portatela all'ombra al bar! Sì, sì, all'ombra, sotto l'ombrellone! Peppino, Santa Brigida! Non so che sta bene! Ottavia, ecco l'acqua! D'accordo, ecco. Ah, c'ho una sete. Forza, dai Marco, dai, forza. Vediamo che adesso cosa tocca si fa Marco, vai. Marco sul dischetto del rigore. Diego in porta, vediamo quello che succede. Diego, mi raccomando. Forza, la sfida è ancora in parità. Aspettate il mio fischio. Tiro di Marco. Palle, palle, gol di Marco. Adesso Marco è in vantaggio. Quindi sul dischetto adesso vediamo Diego. Se Diego dovesse sbagliare, la sfida se la giudica Marco. State buoni, aspettate il mio fischio. Marco, ti prego. La tensione alle stelle, dovete aspettare il mio fischio, eh? Fermi! Parata! Parata! Vince Marco 37-36! Ha vinto Marco! Tieni! Grande Marco! Tifo un po' spropositato, però bravo. Dai, vai, 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 Marco! Peppino, andiamo sì, là, sì, che c'è l'ombra. No, ho capito, Luci. Siete qua che festeggiamo. Sì. Non vi preoccupate, non vi preoccupate, è passato tutto, è passato. Dai, tutto sto bene. Certo, se non ci fosse stato il signor Peppino. Signor Peppino, non so veramente come ringraziarla. Se c'è qualcosa che io posso fare per lei, me lo dica. Ma cosa vuol fare? Avrei voluto vedere un altro a posto mio se io se non avesse fatto la stessa cosa. Non tutti hanno la potenza di Peppino mio in te braccia. Solo? Lasciamo perdere, va. È vero. Da giovane era un toro, lui mi desiderava, ma io ero già occupata e allora l'ho data a mia figlia. Non è vero, voleva solo me. Sono stati davvero splendidi, Silvano. E sai che la signora Lucia fa la sarta a Bagnoli? Veramente? Sì, sì, sarta di qua, sarta di là. Peppino, ma che dici? No, no, volevo dire che ti cercano e non ti trovano, e non ti trovano mai. E da noi a Posillipo Bagnoli non è poi lontano. Sì, sì, proprio hanno il tiro di disputanza. Hai visto parare come te? Beh, capirai. Beh, sei per grande. È ordinaria amministrazione. Sei grande. Comunque anche lui non scherza, eh. Siamo arrivati a 37 per vincere, capirai. Marco, ti devo parlare. Ti spiace, una cosa privata. Ci vediamo dopo, ok? Ciao. Ciao. Se ti ha mandato Roberta, stai perdendo il tuo tempo. Ha ragione Roberta, sei proprio un ragazzino immaturo. Anche questo ti ha detto, eh? Questo è altro. Ma non sono qui per questo. Voglio che tu sappia come sono andate le cose quella sera. E poi fare quello che ti pare. Giro, giro tondo, casca il mondo. E non schizzare! Ciao Lorena. Ce l'hai messo ad arrivare? Ciao! Entra, che ci fai qui? Conoscendoti, sapevo che questo era l'unico modo per rivederti e chiederti scusa. Ti ho mandato tanti messaggi, ma non mi hai mai risposto. Non ne vedevo il motivo. Sei stato molto esplicito. Forse vorrei dire stupido. Io e te ci siamo già persi una volta di troppo. Anche questo è vero. Mi ricordo il matrimonio di Lucia, mentre il fotografo ci faceva delle fotografie,
è caduto nella piscina. Solo che nella piscina non c'era l'acqua. Mi ricordo, figlia. Certo che la signora Cesira è sempre una donna molto allegra. Invece il nostro giovane avvocato mi sembra un po' giù di tono. Come mai? No, no, no. Sono fede d'amore. È vero, Marcolino? La nonna ci ha detto che ha una bellissima voce e stasera veniamo ad ascoltarti al piano bar tutti quanti. Ah, sì, davvero? Mi farà un grande piacere, veramente. Oh, ciao, Roberto. Buonasera. Conosci i signori Gargiulo? No, sono loro che hanno salvato la mamma. Sì. No, grazie. Sono venuta ad avvisarvi che ho già mangiato. Ci vediamo dopo. Buonasera. Ah, beh, avete una gran bella ragazza. Grazie, è vero, signora. Marcolino? Scusatemi. Scusatemi tanto. Ehi, Roberta, aspettami. E fermati un momento solo, no? Guarda che se pensi che il premio della sfida è rigore ero io, ti sbagli. Devo parlarti, devi starmi a sentire, capito? Non ci penso nemmeno. Ciao, Jaco, ho visitato i miei, tutto a posto. Stasera abbiamo una serata tutta per noi. Sta sempre un mese chi sto. Ciao. Mi sembra di essere tornato indietro di 10 anni, sai? Ti ricordi la prima volta che abbiamo fatto l'amore? Come faccio a scordarmelo? Era in una spiaggia buia e deserta come questa. C'era anche allora uno yacht all'arco. Mi ricordo che un giorno dissi che ne avrei voluto possedere uno uguale. È vero, mi ricordo. Hai detto proprio così. Beh, io adesso lo yacht ce l'ho. Ma mi rendo conto che tutto questo senza di te non ha alcun senso. Oh, finalmente sei arrivato. Sì, sì, sono arrivato, non mi vedi? Ciao, scusatemi adesso. Sì, lascialo stare, guarda. Ciao, bevo. Scusami di tanto. Dai, sediamoci. Buonasera a tutti. Questa canzone è dedicata all'unica ragazza della mia vita, che però non vuole più ascoltarla. Si chiama Pazzo d'amore, perché io l'amo ancora pazzamente. Bevo, parti con la base. Grazie. Mi sa che non è per te. E chi se ne frega? Pensi che ci sia soltanto lui al mondo? Sarà per Roberta. Ma chi, la bambina? Non ti importa niente. Ma va là, di quel nano. La mia ragazza sei tu, il primo amore tu, ed in Tamagino stai ad alta voce con te, innamorarsi di davantava così giù e poi giurava che voi bene sempre più e invece pochi fatta tu mi va salata così. Certo che non ha una gran voce, eh? Certo che è proprio pazzo, eh? Che dici? Innamorato di
Dai, Roberto, perché non andiamo a fare una passeggiata sulla spiaggia? Però dai ricordi che ho di te, mi farà male ma che ci posso fare se mi ritrovo da solo, più pazzo ancora di te. Pazzo d'amore, innamorato di chi, ma non mi sento, o non mi voglio sentire. E mo non tengo niente più che può sapere se non mi gridi manco tu. Sognavo un amore indipendente da chi, mo che mi allena e non ti fa più venire. Ma tu sai tu tanto. Anch'io non vedo l'ora di riabbracciarti. Sì, Nanni. Gnagni. Te lo giuro. Te lo giuro. Conterò i minuti che ci separano. Ciao. Ciao, amore. Ciao, ciao, ciao. Ma lo ami davvero così tanto? Sì. E sarà per sempre il più grande amore della mia vita. Gesù, fortunato sto Nanni. Oh. Cara, un bicchiere di veleno, ma di quello potente. Sempre innamorato di Martina? Ciao, oh, e che tu fa? Bevo, Martina, cercavo proprio voi. Ciao, Lorena. Lorena. Ciao. Ho bisogno del vostro aiuto. Speriamo che sia per una buona causa. Una buonissima causa. Che dici? Andiamo, mm-hmm. Cara. Fantani, che dici, ci fermiamo? Anche perché io insegno equitazione, qui mi sembra che fa il Tour de France. Non sono stanca. Non sei stanca, ma io sì, sai la vecchiaia. Guarda, guarda dove t'ho portato, guarda che mare, guarda che sole. Puoi non dire che non sono un ragazzo romantico, eh? Mi ami? No. No. Dici che corro troppo? Sì, eh? Sì. Sai, la mia prima insegnante di equitazione, io avevo 14 anni, mi disse che andare a cavallo, che battere la sella, che il trotto, era come fare l'amore. Allora io quel giorno ho pensato, ecco, il cavallo è l'animale che fa per me. No, non mi fraintendere. Mi ami? No. No. Dici che sono insistente? Direi, eh? Sì. L'hai letto l'uomo che sussurrava i cavalli? E dai! Dai, un bacetto. Smettila! Prendi questo! Aia. Stronzo! Pure. C'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va nell'approccio. Forse è sta storia dei cavalli. Mica funziona, sa? Roberta, che ci fai al buio? Se continui a evitare il sole, tornerai a casa più bianca di quando sei partita. Ma che fai? Piangi? Roberta, cos'è successo? Quell'imbecille di Giacomo mi ha messo le mani addosso. La cosa non mi stupisce tanto. Tu gli hai dato troppa corda e lui si è illuso. Se non ci avesse provato, sarebbe stato uno stupido. Ma è uno stupido. Può darsi, ma tu l'hai usato. Non ti è mai importato niente di lui. Tu ami ancora Marco, ammettilo. Non è vero. Puoi fingere con gli altri, ma non con me. Ti conosco troppo bene. Sì, è vero. Io sono innamorata di Marco, ma non riesco a perdonargli il fatto di avermi trattata in quel modo. Di aver dubitato di me.
Brutta cosa l'orgoglio. Io ne so qualcosa. Ho buttato via l'amore più importante della mia vita, per orgoglio. Ma mi ha detto bene. L'ho ritrovato. Tesoro, non fare il mio stesso errore con Marco. Ti prego. Potresti non avere una seconda chance. Amore, la birra ti gonfia e non ti fa scordare i guai. Com'è il nome? Roberta. Bello il nome e bella lei. E voi che ne sapete, nonna? Nonna tua fa finta di non sapere, ma sa tutto. E quand'è che vi siete conosciuti? Un anno fa, alla scuola di musica. Ma oramai ho rovinato tutto. Non ho avuto fiducia in lei, l'ho trattata male. Il rispetto è importante per una donna. Tuo nonno mi ha sempre rispettato. È per quello che gli ho voluto bene. Ho sbagliato e ho paura di averla persa per sempre. Sempre? Ma piantala. Tu devi insistere, vedrai. Vedrai, la Madonna ti aiuterà. Grazie, nonna. E scusatemi se a volte sono stato un po' scontroso. Non volevo. So io che te devo ringraziare. Sta vacanza mi ha regalato la vita. Pensavo che fosse finita. Invece ho capito che il cuore non smette mai di battere, anche alla mia età. Ma guarda questa sciampista. Monica, lo che hai visto, se ne è? No, non l'ho vista. Senta lei. Stiamo per cominciare e quella sparisce. Se vuoi possiamo riprovare con Roberta. Magari. Andiamoci. Aspetta un attimo, ho già parlato con Lorena. Speriamo che convinca Roberta. Grazie. Allora, ragazze, dai, forza, dobbiamo provare. Dai, venite fuori, su, 5, 6, 7, 8. Adesso che facciamo fare, Giulietta? Eccola, Giulietta. Eccola, Giulietta, grazie, Lorena. Dio sia lunga. Prego. Tu ancora con questi stupidi capricci. Basta, metti da parte tutto l'orgoglio e vieni a fare lo spettacolo. No, Giulietta, lasciami perdere. Guarda, non voglio farlo e poi, anche se volessi, non ho mai provato la parte. Non la so. Ciao. Oh, che ciao. Cosa ci stanno a fare, suggeritore? Cosa ci stanno a fare? Basta che tu segui il suggeritore. E anche il tuo cuore. Ehi, non ammetto repliche, va bene? The show must go, ricordi? Puoi lasciarmi così. Chi me la fa la parte di Giulietta? Chi la faccio fare? Serena? No. E vedi allora? Ma con tutte le ragazze ci sono al villaggio, hai bisogno proprio di me. Che devo fare? Regalo a Martina e mi serve un parere autorevole. E tu sei una ragazza che ha gusto. Sì, ma sicuramente mi farai far tardi alla recita. Stai tranquilla, stai. Non ci starai mica provando, Bebo. Ma no, lo sai che mi piace Martina a me, Non è che sto 14 si lascia a piedi? No, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Andava così bene, andava. Strano però. Oh, guarda che se mi fa far tardi alla recita ti cavo gli occhi, no. Promesso. Porca miseria, Sirene, che te devo dire? Ecco. Non è possibile. Ecco. Può darsi niente, no. E che te devo fare? Ci imbuchiamo di nascosto nel ranch dei Capoletti e Bonanza ed è proprio qui che incontro la ragazza dei miei sogni. Guardala, non è troppa bella. Lascia perdere, Romeo. Tu a Giulietta, la bella, non la devi neanche guardare. Quella famiglia di bacchettoni, onesti fino al midollo. E noi, Jesse e James, siamo sempre stati nemici giurati.
T'amo, Giulietta, anima dolce, vita mia, raggio di sole nell'immensa prateria. Io pure, prode Romeo, ti do il mio cuore, ma mille ostacoli davanti il nostro amore. Sembrano proprio due babà, vero? Stanno molto bene insieme. Chiamani con me. Tipo che se i tuoi ci scoprono insieme, potrebbero impiccarmi sull'albero più alto. Magari. L'hai detto, tutto il Grand Canyon non sarebbe grande abbastanza per nasconderci. I Bonanza non hanno mai avuto simpatia per i rapinatori di banca. E chi sarà mai? Tu hai cercato proprio. Potremmo fare delle rapine insieme, sui treni, pagando il biglietto, naturalmente. Tu potresti venire con me e ci divertiremo un sacco, vedrai. Beh, quasi quasi. In questo ranch la vita è una tale palla. Sì, ma Cesira dov'è? Peccato che si perde uno spettacolo così divertente. Ma starà dormendo da qualche parte. Boom, boom, boom! Ehi, ragazzi, ma che facciamo? Stiamo dicendo solo cazzabubole. Ma quella è tua madre. Ma è impazzita. Guarda come sparvi, guarda. Non ha mai avuto il porta d'armi. Nello sconfinato cielo delle tv, sì, il Tiburtino terzo, non mi ricordo mai sta battuta. Ma quanto è simpatica, mamma mia. E chi sarebbe questa? Romeo the Kid, ti presento la mia cara Tata, Calamity Chase, il terrore del selvaggio Ovest. Si prende cura di me fin da quando ero in fasce. E certo, e non vorrei che vi dovessi venire a curare pure in galera. Ma che vi siete messi in testa di fa Bonnie e Clyde? Chase, rigoglioso fiore di cactus, non essere angosciata, no? Chase, io ho sentito tutto e mi è venuta un'idea per aiutare questi due piccioncini senza correre il rischio che vengano impallinati da qualche fucilata. Io conosco il luogo dove si può trovare il fungo magico, il cui succo procura un sonno profondo, talmente profondo che alcuni lo scambiano per il sonno eterno. Ammazza. La nostra Giulietta ne berrà qualche sorso e i Bonanza prenderanno uno spavento tale che si dimenticheranno qualsiasi ostilità. Ammazza che cervello! Sei sbagliato una battuta. Beh, modestamente però. Lo sapevo, lo sapevo che sto catarzo mi lasciava a piedi, buona, lo sapevo, sta maledizione! Buona, sta, che già sta settimana ho preso un surf qui sul collo, mi è arrivata la trappata in testa e mi stanno a via la voce. Stai, karma, Ma vuoi far qualcosa stamattina? Sto controllando, ma ti sto far controllando. Qualcosa? Vuoi darti da fare? Eppure qui è tutto a posto. Ma non l'avete capito? Voi ci siete cascati con tutti gli stivali. I due ragazzi, eccoli qua, venite. I due giovani virgulti si amano e voi, cari Bonanza e cari James, non potete fare più niente perché io li ho sposati! Saranno entrati un po' troppo nella parte. Mi sa di sì, un po' troppo. Un poco troppo. Joe, sono in ritardo per lo spettacolo, vero? Direi proprio di sì, Serenella. E non solo per quello. Guarda. Ora che ti ho ritrovato, non voglio più soffrire facendo finta di odiarti. Non succederà più, vedrai, ma dovremo sempre dirci tutto, non nasconderci niente.
Ti piazzo sul serio? Che dire, ci sono dei momenti in cui un uomo è veramente in difficoltà. Cioè, tu rappresenti per me un Luna Park, un parco giochi, mi ami? No. Guarda che quando due persone sono antipatiche è un classico. Alla fine scocca l'amore, è un classico. Mi sa che te devi essere una lenza. Una lenza, io sono una canna da pesca. Mi raccomando, voglio avermi presto a casa nostra con i ragazzi. Sì. E quando proverete le cotolette di mio marito, non comprerete più la carne da nessuna parte. Ah, dovete assaggiare anche la mia pastiera, una vera delizia. Donna Luci, io veramente sono a dieta, ma per lei faccio uno strappo. Ah. Signor Ottavia. Sì? Mi sembrate una libellula. Grazie. Quando verrete a Napoli vi porterò a Margellina a mangiare dal mio amico Nicolino. Ah, sì? E poi vi porterò sopra al Vesuvio, dove c'è il dancing più migliore di Napoli. Io di solito vado solo perché mi piace ballare tip-tap, ma questa volta porteremo vostro marito e mia moglie Lucia. Beh, mi sembra giusto. Mi sembra giusto? Sì. Posso offrirvi un peperoncino? No, grazie, preferisco di no. Come non detto. Eccolo! Ecco, è arrivato un anno. Ciao. Guarda come suo bacio. Ciao, tesoro. Un bel ragazzo, magro. Ciao Bebo. Ciao. Lui è Nanni, mio figlio. E lui e mio fratello Ciro sono appena arrivati da Napoli. M'era preso un colpo, m'era preso. Ma ragazzino è Nanni. Sì. Ma io pensavo che era lui. Mi stavo a sentir male, Allora c'ho ancora qualche speranza. Come no? Andiamo, dai. Intanto offrici un gelato, che Nanni ne va pazzo. Quello che vuoi, Nanni. Un gelato, un tartufo, se vuoi papiano amaro, un caffè, una grattachecca. Donna Cesira, io la verrò a trovare a Napoli. Mi ritengo suo ospite fin da adesso. Se son rose, fioriranno. Ma non credo. Venga. E vai. Allora, se non ci vediamo, ci scriviamo. Lorena, avete pensato al vestito per il matrimonio? Veramente no. Sicuramente ci penserà lei, eh? No, ci pensi tu. E va bene, allora vorrà dire che ci penseremo in due. Ricordatevi che io tengo le mani d'oro, faccio la sarta. Sì, sarta di qua, sarta di là. No, ma che dici? Lorena, ma dove sono finiti i ragazzi? Cara sorellina, d'ora in poi li vedrai sempre di meno. Perché lo sai che...